Sicuramente dopo la partita in casa contro il Montevarchi siamo andati a Fermo a fare una grande partita qua anche in casa con il Pescara e secondo me anche ad Olbia dove abbiamo ottenuto dei risultati cutili di fila importanti. La storia di questa squadra dice che comunque dopo che va a prendere uno schiaffo come è stato quello in casa contro il Montevarchi ha sempre avuto gli attributi di rialzarsi. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi e dobbiamo semplicemente continuare a lavorare per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Sicuramente che una nota assolutamente bella e positiva è il fatto che tre partite che non si subisce gol, quindi vuol dire che anche dentro di noi abbiamo capito l'importanza di ogni pallone, cioè di giocarlo e di renderlo al massimo in fase difensiva. Questo anche i numeri dicono che purtroppo siamo calati un po' sotto la fase di realizzazione, però no, cioè, onestamente non è una cosa che dobbiamo vivere con l'ansia, perché ogni partita ha una storia a sé e assolutamente con il lavoro e con tutte le nozioni che ci dà il mister in settimana, penso che è una cosa che si può assolutamente risolvere. No, no, certo, sono assolutamente gare, di un'importanza che è elevata, però penso che non bisogna viverle con l'ansia, bisogna viverle con la voglia, di giocarle, perché penso che siano le partite che ogni giocatore vorrebbe giocare quando c'è chi in palio qualcosa di importante. Bisogna ipotecare il prima possibile questa salvezza, perché penso che ce la meritiamo, che sia sotto l'occhio di tutti, perché siamo una squadra che ha portato le proprie idee, il proprio gioco su tutti i campi in cui siamo andati a giocare. Dobbiamo solamente affrontare queste ultime partite come abbiamo sempre fatto, con la cattiveria, con la determinazione che ci contraddistingue per permettere davvero una parola fine alla salvezza.